montare e soprattutto utilizzare le catene da neve è davvero sbatti? Per scoprirlo ho organizzato una vera e propria prova sul campo. Di quelle che mi piacciono tanto, sono venuto a Sestriere a 2000 metri di quota nel bel mezzo di una tormenta di neve e proverò a sopravvivere qui con una Cupra Formentor equipaggiata con delle classiche gomme estive, perfette per andare al mare, magari a bere un cocktail a Saint-Tropez, ma non per affrontare il manto nevoso. Prima di cominciare però è fondamentale andare a montare le catene, vediamo quanto ci vuole davvero. E siccome non è che si può andare un tanto al chilo, faremo una vera prova strumentale e quindi cronometreremo il tempo che impiegherò per davvero a montare le mie catene. Nemmeno alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 si poteva avvertire così tanta adrenalina nell'aria e quindi via il tempo. Vediamo se ho imparato bene. Ecco, questo sopra il battistrada. E poi, prima cosa, gancio rosso dentro. Buttiamo dietro e cerchiamo di far seguire l'andamento del cerchio. Poi andiamo a prendere quest'altro arnese molto curioso che si chiama tendicatenino. È una specie di carrucola. Ci faccio passare dentro questo elemento, tiro e poi, fase finale, mi sei incastrato, ma ce l'ho fatta, l'elastico, stop al tempo. Praticamente ci ho messo un minuto e mezzo a montarle entrambe, un niente, non mi dite che è uno sbatti, dai. Adesso però andiamo a guidare con le stive catenate in questo inferno bianco e vediamo cosa scopriamo alla guida. Adesso che ho montato le mie catene König, mi sento davvero il re di Sestriere. Qui nella tormenta non conosco ostacoli, non conosco confini. Posso praticamente andare ovunque. E devo dire che lo sto facendo anche con una buona dose di godimento, visto che di fatto ho ancora addosso come scarpe le mie gomme estive. Peraltro delle gomme estive ad alte prestazioni, visto che sono delle Goodyear Eagle F1. Perfette per andare forte, macinare tanta strada, ma quando fa caldo, di sicuro non all'interno di una tormenta. E invece le catene riescono a compiere un vero miracolo e a trasformare anche delle stive high performance come queste in delle perfette compagne di viaggio anche sul manto nevoso o ghiacciato. Sento che le mie catene sono come la corazza di Iron Man, pronte a proteggere le mie stive e a renderle completamente inarrestabili. Ma com'è guidare con le catene da neve in queste condizioni limite? Beh, intanto ho tantissima motricità anche in salita, anche in presenza di ghiaccio. Questo è reso possibile dalla particolare conformazione di questa XG Cross, che a differenza di una catena normale ha una parte centrale con questo modulo con tripla barretta. Questo mi permette di avere una serie di vantaggi. Intanto, una resistenza allo strappo superiore del 20-25% rispetto a una catena tradizionale. In più, una catena tradizionale ha una parte centrale lineare, a differenza di questa. Questo può essere uno svantaggio, perché questa parte centrale della catena rischia di annegare, di finire durante il rotolamento nei solchi del battistrada, anche perché spesso quelli più larghi e spessi si trovano proprio al centro del battistrada, proprio come nel caso delle mie Goodyear. È chiaro che se la catena puff mi finisce dentro il solco del battistrada, non va più a lavorarmi bene sul manto nevoso, sul ghiaccio, e perdo motricità.
Io sto guidando in maniera così disinvolta qui tra le strade di Sestriere con una Cupra Formentor 2000 turbo diesel 150 cavalli, cambio automatico e trazione integrale. E beh, e voi potreste dire, beh, ma ci credo che va in giro così alla grande come se fosse un gatto delle nevi. Ha la trazione integrale che comunque una mano gli dà. Invece non è proprio così. In realtà nel mio caso la trazione integrale è uno svantaggio. Eh sì, perché ho gomme estive, quindi quando viene chiamato in caso il retrotreno io ho in realtà solo dei pattinamenti che non fanno altro che sottrarre coppia motrice all'avantreno, dove invece ho montato le catene che in questo modo devono fare molta più fatica per darmi la motricità necessaria. Eppure, come vedete, non ho alcun tipo di problema ad affrontare salite senza praticamente avere pattinamenti davanti e anche discese. Questo perché la catena mi ancora al suolo, è come se avessi degli artigli che giro dopo giro della ruota si appigliano alla strada e non importa che sotto ci sia neve o addirittura ghiaccio. La cosa importante è che la catena mi dà tutta questa confidenza e motricità anche in frenata. Fatemela una frenata in uno spazio così ristretto con una gomma estiva su neve. E poi su neve ci sono le curve, guardate. Io ho di fatto sotto delle gomme estive, eppure riesco a avere tantissima direzionalità anche quando vado ad affrontare i cambi di direzione, nonostante stia viaggiando ovviamente con i controlli di trazione completamente disinseriti. Guardate che direzionalità e precisione che riesco ad avere sull'avantreno. Se avessi provato a fare la stessa cosa nelle stesse condizioni con le mie Goodyear estive, beh, probabilmente a quest'ora sarei a fondo valle sotto forma di palla di neve. Però questa catena XG Cross è stata pensata da Koenig proprio per i SUV compatti, Mercedes GLA, Audi Q2, Q3, per fare degli esempi, e anche per crossover, proprio come la mia Cupra Formentor. A differenza della catena di un SUV di grandi dimensioni, qui sono riusciti a replicare la conformazione tipica di una catena da auto. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo uno spessore in tutte le direzioni di azione della catena, quindi sulla spalla posteriore, la spalla più esposta e anche sul battistrada, sempre costante di 9 mm. Questo vuol dire che abbiamo una catena molto molto sottile e questo è il segreto che ci permette di andare a montarle anche su SUV e crossover molto sportivi, dove lo spazio nel passaruota ormai è molto molto limitato, a differenza dei SUV di grandi dimensioni e dei fuoristrada veri e propri, che invece hanno un sacco di spazio, di aria nel passaruota, e quindi lì possiamo andare a montare anche catene molto più spesse. La cosa che mi impressiona sempre è il livello tecnologico raggiunto dagli oggetti rispetto a quando ero bambino io. Applicato alle catene, questo ragionamento mi ha fatto scoprire che oggi non è più strettamente necessario andare a bassissima velocità quando si montano le catene da neve. Io, per esempio, qui posso anche viaggiare a 50 km orari come previsto dalla legge. Se monto catene non posso superare questa velocità massima. Ciò non toglie però che la Koenig ha sviluppato delle catene che potenzialmente, se le leggi lo consentissero, non avrebbero problemi a spingere le auto anche a velocità di gran lunga superiori. Loro, durante i test di sviluppo, le spingono catenate fino a 100 km orari e oltre. Un'altra bella innovazione che ha semplificato la vita all'utilizzatore finale, come me in questo caso, è il sistema Koenig ATC, Active Tensioning and Centering, un sistema che permette alla catena di essere sempre bella tesa, bella tirata e centrata sullo pneumatico automaticamente. Mentre la ruota gira, lei si posiziona e si mette nelle condizioni di utilizzo ottimali in maniera completamente automatica. Un bel vantaggio, soprattutto nelle giornate come oggi, che ci toglie un super sbatti, anche perché sta nevicando in maniera abbondante e non ho per niente voglia di scendere dalla mia Cupra. Anzi, alzo un po' la temperatura interna.
Abbiamo detto dei magici strumenti metallici, delle armature di Iron Man che ci permettono di essere inarrestabili in condizioni di scarsa aderenza, anche se montiamo delle classiche gomme estive. Ma allora qual è il vero vantaggio rispetto agli pneumatici invernali? Beh, prima di tutto il prezzo. Visto che le catene che sto montando io oggi sui maxi cerchi da 19 della mia Cupra costano circa 200 euro, praticamente un terzo in meno, potremmo dire, rispetto al costo di un treno di pneumatici invernali di grande qualità per questi cerchi. A chi le consiglio quindi le catene? Beh, ve lo dico sempre, a chi nella stragrande maggior parte dei casi rimane in città e quindi può continuare magari a montare le estive, visto che magari vive in una zona dove le temperature non sono così rigide e non vanno così spesso sotto i 7 gradi. Con le catene da neve si è comunque in regola con il codice della strada durante il periodo invernale, e quella volta che si va in montagna e magari si becca la nevicata sporadica, si ha comunque uno strumento per viaggiare super sicuri, lo abbiamo visto, con grandissima motricità, e che permette alla fine di risparmiare un bel po' di soldi, se non siete tipi che vanno a sciare o che vanno su neve, diciamo, tutti i fine settimana. Mi sento però di dover aggiungere anche una piccola nota personale, o meglio, un consiglio spassionato. Perché le catene, in realtà, non sono sempre e solo un'alternativa alle invernali, ma dovrebbero essere complementari. Anche chi monta le gomme termiche, in pratica, farebbe sempre bene a tenere un bel paio di catene nel baule, perché in condizioni estreme, quando la neve è tantissima e soprattutto quando c'è ghiaccio, gli pneumatici invernali potrebbero non bastare più, e a quel punto soltanto le catene possono tirarti veramente fuori dai guai. Lo sapete, chi vuole il SUV e il crossover vuole anche il cerchiazzo maxi cattivissimo per sentirsi super fico. Queste catene hanno pensato anche a voi, visto che hanno il sistema Wheel Shield, uno scudo protettivo costituito da tanti bottoni in materiale plastico che proteggono il cerchio durante il rotolamento con catena. Così anche quando le tirate giù non avete il cerchio rovinato o maciullato, come avveniva una volta. E poi c'è un altro vantaggio unofficial che dovrei dire a telecamere spente, e cioè che venire in montagna sotto una bella nevicata con le catene, con gli estivi, magari con una bella trazione integrale come sulla mia Cupra Formentor, sì, permette anche di togliersi qualche sfizio e di divertirsi magari. Uscita di curva, ma non ve l'ho mai detto. Ok, va su in un attimo, ma a tirarla giù quanto ci vuole? Via il cronometro. La catena è giù, stop al tempo. Ho sfidato le nevi e i Bigfoot con una Cupra Formentor con pneumatici estivi ad alte prestazioni. E ci sono riuscito grazie alle catene da neve Koenig XG Cross. Le abbiamo messe per bene sotto torchio. Abbiamo dimostrato che sono uno strumento quasi invincibile, super robusto, quando il manto stradale si tinge di bianco. Ma adesso voglio sapere voi cosa ne pensate delle catene da neve. Le utilizzate o siete più fan delle gomme invernali perché magari andate tanto, spesso, sulla neve? Raccontatemi tutto se vi va nei commenti qui sotto. Io rimango un po' qui a sperimentare la motricità delle Koenig e a divertirmi.